Buonasera signori e grazie. Grazie per essere intervenuti così numerosi. In pochi minuti io vi devo dire perché il premio, chi siamo e qual è il nostro core business. Perché il premio è perché noi ci crediamo. Non ci credeva nell'energia rinnovabile Wall Street, noi ci crediamo. E è il secondo premio che noi introduciamo. Il nostro parere è che l'energia rinnovabile avrà un futuro indipendentemente da decreti, referendum e via dicendo. Chi siamo? Siamo partiti come studio professionale 50 anni fa. Nel mese di luglio noi compiamo 50 anni. Grazie, penso che applaudite perché li portiamo bene. Sì, bravo. Abbiamo l'organizzazione internazionale, la Grand Thornton, con la quale noi lavoriamo indipendenti, ma lavoriamo in tutto il mondo, con tutto il mondo. Quindi abbiamo molte aziende che arrivano dall'estero. Siamo un'organizzazione integrata di professionisti che fa assistenza e consulenza alle aziende clienti. Saremo più di 100, non li ho contati perché ogni giorno ci sono modifiche, incrementi, abbiamo superato i 100, quindi per uno studio professionale che va verso un'organizzazione integrata è già una buona presenza. E inoltre abbiamo una caratteristica di conoscere una serie di settori industriali molto bene. Cosa facciamo? Il nostro core business è avere e poter dare dei servizi specializzati al di là di quelli che sono le consuete tradizionali consulenza e assistenza che danno i professionisti. E come li rappresentiamo? Attraverso due dipartimenti. Un dipartimento che possiamo chiamare di assistenza e consulenza economica aziendale, finance, che riguarda ristrutturazione e riconversione aziendali, piani finanziari, piani di salvataggio, due diligence, valutazioni, M&A e via dicendo, perizie anche per il tribunale, eccetera. Questo gruppo, questo dipartimento ha fatto anche un libro IPSOA sulle operazioni straordinarie che sono molto importanti per questo dipartimento. Il secondo raggruppamento è un secondo dipartimento, ha tre gruppi molto importanti. Uno riguarda il contenzioso, chi vi parla nei 23 anni che ha fatto il componente di secondo grado della commissione tributaria diretta e indirette. Il secondo tema è la parte di internazionalità, cioè la attività di finanziaria al mondo finanziario fiscale, al mondo delle imprese che provengono dall'estero e quindi attività internazionale. E la terza è una attività nuova che noi abbiamo coltivato da tempo ma che si è rafforzata nei recenti mesi a seguito della novità legislativa, ed è il trasferimento dei prezzi, prezzi di trasferimento, transfer pricing. Molti clienti ci hanno dato incarichi perché sono stati molto saggi nel evitare sanzioni, come tutti sanno coloro che hanno rapporti con l'estero, la
preventiva sistemazione dei rapporti di transfer pricing sono fondamentali. Ecco, a parte questi due fondamentali settori specializzati, noi operiamo anche sul piano legale con uno studio professionale che vi ho citato all'inizio. Non mi resta che ringraziarvi per la vostra presenza, ringrazio tutti coloro che hanno dato un apporto considerevole al successo di questa iniziativa e do la parola adesso al dottor Sassi e al dottor Salvadeo, che sono stati gli animatori di questo premio. In particolar modo entrambi si sono dedicati con molto impegno e non mi resta che ringraziarvi. Grazie. Grazie, ma il merito è tutto vostro. Devo dire che questo premio ci ha aperto gli occhi davanti a dei veri e propri giacimenti di eccellenza nel sistema imprenditoriale italiano. Abbiamo scoperto, diciamo, di svelare imprese che crescono, che fanno investimenti, che fanno grandi iniziative in ricerca e sviluppo, imprese che distribuiscono valore, imprese che aiutano e fanno crescere il territorio in cui esistono, imprese che comunque continuano a performare malgrado chiaramente il momento non sia il migliore. Abbiamo scoperto ancora imprese che stanno replicando quella magnifica e fantastica esperienza del nostro paese di essere dei grandi esploratori e dei grandi esportatori, come dei primi del Rinascimento vedevamo i fiorentini e i veneziani tessere relazioni con il mondo a loro conosciuto. E imprese che mutano ancora quella fantastica cultura della bellezza e del vero, perché solo noi italiani abbiamo negli occhi Giotto. Secondo me questa è una cosa che dobbiamo ricordarci. Gli altri forse non ce l'hanno, gli altri non sono, come dire, dotati di questa ricchezza, e forse noi ne siamo poco consapevoli. Abbiamo visto poi anche dei casi, diciamo, che andrebbero ulteriormente approfonditi, ma comunque vi do una brevissima traccia. Imprese che hanno la cultura della conoscenza, della condivisione della conoscenza e delle esigenze, vale a dire imprese che si avviano a fare joint venture, fanno operazioni in rete, danno vita a consorzi, proprio perché sono mosse da questa volontà di condividere un bisogno. Tant'è vero che possiamo tranquillamente dire che queste esperienze nel mondo delle rinnovabili hanno essenzialmente realizzati a livelli di stati industriali, cosa che forse nei settori più tradizionali non è così, così non è avvenuto con questa facilità, con questa rapidità. Certamente voi imprenditori che siete, testimoni di successo, avete comunque, secondo noi, da spettatori terzi, forse un po' indipendenti, anche comunque una grande responsabilità davanti a tutti quei piccoli tentativi, che spero chiaramente non rimarranno piccoli, di start-up all'interno del mondo universitario, o comunque quei timidi tentativi anche di spin-off che un po' a macchia di leopardo si stanno via via sviluppando. E davanti a questi casi, davanti a questi fenomeni, serve, penso, a loro un faro, un riferimento, un punto di approdo sicuro. E mi viene in mente un pensiero di Seneca che diceva: non esiste vento a favore se non si conosce il porto, e voi effettivamente siete il porto per questi signori. Da ultimo, la realtà: tutti viviamo in un momento certamente difficile, faticoso, pieno di imprevisti, pieno di novità, ma penso che tutto questo fenomeno, come abbiamo visto anche dalle carte che sono arrivate, che poi sono state chiaramente sottoposte alla giuria, tutti questi fatti provocano e suscitano una voglia e un rinnovato gusto di fare impresa. Un gusto di fare impresa è un coraggio che certamente a tutti voi non. Il primo messaggio è che il settore delle energie rinnovabili non è solo fotovoltaico. Spesso, leggendo i giornali, leggendo i siti internet, si ha la percezione che il settore delle energie rinnovabili sia solo fotovoltaico. Il fotovoltaico è una componente importante, ma non è l'unica. E aggiungo di più, le energie rinnovabili non sono solo la produzione di energia elettrica, perché è importante...
perché è importante ricordare che l'efficienza energetica, la produzione di calore, il raffrescamento degli edifici sono tutti mezzi che possono contribuire ad avere un'energia sostenibile e un'energia rinnovabile. Cosa chiede questo settore? Questo settore chiede delle leggi certe e delle leggi chiare. Io mi sono fatto l'idea che più che la riduzione degli incentivi, che certo è fastidiosa per le imprese che vi operano, le aziende siano rimaste spiazzate in questi primi mesi del 2011 e per fortuna ora hanno rimediato, il legislatore ha rimediato, dall'incertezza normativa. Se c'è incertezza normativa le imprese non investono e il settore si ferma. È un settore importante, avrete letto tutti, ieri o l'altro ieri sul Sole 24 Ore quella indagine di Assolombarda, se non sbaglio, dove citavano dei dati relativamente alla provincia di Milano. Sembra che in provincia di Milano ci siano oltre 400 aziende che operano nel settore delle energie rinnovabili con un fatturato di 400 miliardi e dove 3 aziende su 10 di queste fanno ricerca e sviluppo. Spiace quando si ha l'evidenza che ricerca e sviluppo si fa più in molti altri paesi. In Italia abbiamo degli ottimi cervelli, abbiamo delle ottime università, alcune sono all'avanguardia sulla ricerca nelle energie rinnovabili. Penso che la ricerca e sviluppo debba essere considerata una delle priorità anche per questo settore, non solo per produrre l'energia elettrica, ma anche come risparmiare energia elettrica e come produrre energia elettrica con meno dispendio di energie. Oggi, spero di non offendere nessuno, le banche hanno un po' chiuso i rubinetti nel finanziare progetti di fonti rinnovabili. È importante quindi trovare delle forme alternative di finanziamento. Con questo non voglio dire che la finanza deve predominare l'economia, perché gli effetti li abbiamo visti negli anni scorsi, però una finanza responsabile che trovi strumenti adatti al fatto che l'investimento dell'energia rinnovabile è un investimento a medio e lungo termine, a nostro avviso si possono trovare. Cito per esempio i fondi pensioni, che hanno un'immensa massa di liquidità che potrebbero investire in questo settore, liberando un boomerang per la crescita, però cito anche nel caso di piccoli impianti, ad esempio fotovoltaici o di biomasse per il teleriscaldamento, la possibilità di creare degli strumenti che vengano sottoscritti direttamente dalle comunità locali coinvolte, direttamente dai cittadini coinvolti. Non so se chiamarlo obbligazioni territoriali piuttosto che obbligazioni sottoscritte dai consumatori. Secondo me è uno strumento interessante che potrebbe creare innovazione anche finanziaria a servizio dello sviluppo del territorio e della nostra economia. L'ultimo punto, e poi vi lascio a senz'altro il più interessante pranzo, è questo. Le società che operano nelle energie rinnovabili, e qui ne abbiamo un'ampia rappresentativa, sono per lo più aziende serie e sane. È importante, a mio avviso, che nei propri bilanci dimostrino e comunichino ai propri portatori di interessi, siano soci, siano terzi, siano finanziatori, siano le stesse comunità locali, il valore che producono, non solo il valore economico, ma anche il valore dal punto di vista ambientale, dal punto di vista di risparmio energetico, dal punto di vista di mancato inquinamento. Pertanto ritengo che una maggiore informativa di bilancio che vada oltre i dettami del codice civile sia opportuna in questo settore affinché comunichi il messaggio del valore che viene creato, che non è solo l'ultima riga del conto economico nei profitti che distribuiscono, è qualcosa che va oltre. Su questo ci sono vari strumenti: migliorare l'informativa di bilancio, pensare anche eventualmente a dei bilanci sociali. Mi piacerebbe vedere più comunicazione di questo tipo fatta dalle imprese che producono energia da fonti rinnovabili affinché vengano depotenziate anche tutti quei fenomeni di protesta che in Italia sembrano irrinunciabili. L'effetto NIMBY, non nel mio giardino, secondo voglio sperare che con una comunicazione che coinvolga di più le comunità locali e le varie parti interessate possa diminuire l'ostilità a dei progetti che ci dimostrano gli eventi di questi ultimi mesi, anche dei disastri naturali, non può essere l'ultima, ma certo di avere una parte molto importante. Le energie rinnovabili non possono sostituire le energie tradizionali, devono però diventare sicuramente un'aliquota importante della nostra produzione nazionale e del nostro consumo. Ora vi lascio al pranzo e ringrazio ancora tutti gli intervenuti.